oggi in audizione, quindi è ritenuto che non c'erano più le disponibilità per andare avanti col cliente, cioè in buona sostanza non c'erano più le condizioni. Ovviamente mi dispiace moltissimo, perché è una grande cosa, una bella cosa, non si è riuscito almeno in questo a fare, se non l'unità d'Italia, insomma, sono dimostrati i primi a fare qualcosa secondo me di importante e di bello. Le Olimpiadi senza il governo sì, si possono fare, perché come penso gli addetti ai lavori stanno benissimo, ad esempio da molto tempo tutte le candidature degli Stati Uniti, d'America non sono garantite dal governo, ma o da uno Stato o da privati. L'importante è che qualcuno metta le garanzie, e questo è un dato di fatto. Nel nostro paese questo ovviamente non è mai successo, non so neanche se potrà succedere. Se c'è la possibilità di andare avanti a due, adesso anche io ho letto queste dichiarazioni da parte di Zaia, da parte del sindaco di Ghedina, da parte della Lombardia. Vediamo che cosa succederà, noi siamo assolutamente, diciamo, a questo punto spettatori, mi dispiace perché sembrava che si fosse creata veramente un'opportunità eccezionale, adesso vediamo se può creare un'altra, noi non tifiamo per niente per nessuno.